Buonasera. Dopo questa presentazione devo essere all'altezza, ci provo. In realtà sono terrorizzata. Definire la creatività è complesso. La creatività è una cosa enorme e potentissima, di cui tutti abbiamo bisogno per sentirci completi. Non l'ho detto io, lo ha detto questo signore, questo faccione simpatico che è il faccione di Bruno Munari, un uomo che ha ispirato generazioni di designer, di architetti e ancora oggi continua ad ispirare chiunque progetti qualcosa. Gli architetti bravi dicono dal cucchiaio alla città, ma voi leggeteci davvero di tutto nel mezzo, cioè dal costruire la cuccia del cane fino a costruire un aquilone e farlo volare. Qualunque progetto ha bisogno di una dose massiccia di creatività. Questo signore ha provato a definire la creatività, lui ci ha provato e quando l'ha fatto ha scritto un tomo di 400 pagine. Ora è evidente che a me non è stato concesso lo stesso tempo, magari è solo questione di tempo, non lo so, speriamo, ma mi è stato concesso un tempo prezioso in cui ho scelto di non parlarvi della creatività nascosta nei gesti dei grandi architetti. Piuttosto ho pensato di riportare il racconto su un terreno un pochino più esperienziale e provare a raccontarvi una sfumatura della creatività dal punto di vista di chi come me tutti i giorni o quasi ha letteralmente i piedi nella polvere, di chi come me frequenta il cantiere che è un meraviglioso luogo del fare. In tutti i posti in cui si fa qualcosa di nuovo, io posso usare l'espressione si costruisce qualcosa di nuovo, letteralmente. Secondo me la creatività può essere definita come una competenza. Può sembrare una definizione un po' noiosa. Gli architetti sono noiosissimi, sappiatelo, quando avrete a che fare con loro ve ne accorgerete. Perché dico questo? Perché se io tolgo tutto il glamour, l'hype, tutte quelle sovrastrutture che spesso sono intorno alla parola creatività, a me, nella mia esperienza, resta soltanto qualcosa di estremamente tangibile, qualcosa che io posso toccare con mano. L'architettura, prima ancora di essere una disciplina, spesso vista come una cosa molto lontana, è un processo. È un processo che non può non tenere in considerazione le regole, quelle che l'uomo si è dato, ma anche le regole della natura, della fisica, della chimica. E inevitabilmente la creatività che accompagna l'architettura deve fare i conti con queste regole. Immaginatela come qualcosa che filtra, che fluisce, che si fa davvero spazio tra paletti che non si possono spostare. La creatività in questo senso è uno strumento per leggere la realtà, per reinterpretarla, e mi piace dire che sia una categoria della possibilità, perché rende le cose possibili. Il signor Munari, il faccione di prima, ha dato tante definizioni di creatività, ma ce n'è una che mi piace più di altre. Dice che la creatività è una capacità produttiva. E per la prima volta sposta l'attenzione dal momento dell'ideazione, che spesso è confuso con la creatività, al momento in cui qualcosa si realizza. E dice, la creatività è una capacità produttiva perché il suo risultato è sempre qualcosa di nuovo che si può realizzare, che si può fare. Ecco, io non so se vi ricordate il dottor Frankenstein, che in Frankenstein Junior, quando capisce che può restituire vita al corpo che ha davanti, urla, si può fare. La creatività in architettura passa esattamente per quel si può fare lì. Munari, tra le tante meravigliose cose che ha detto la fantasia vola alta nel cielo, bellissimo. La creatività invece si muove per terra e io mi permetto di aggiungere, striscia letteralmente nella polvere del cantiere, al punto che non è una cosa che riguarda solo chi progetta, solo che chi è in qualche modo propulsore di un progetto, ma riguarda estremamente chi fa. E qui la domanda è, e allora i creativi chi sono davvero? Probabilmente la risposta più banale sarebbe quella di citare tutta una serie di professioni e di figure, magari anche qualche architetto, qualche designer, ma sappiamo tutti che la creatività non si muove in un giardinetto così piccolo. Anzi, io tra poco vi farò un paio di esempi e vi citerò come brillanti creativi un muratore ed un idraulico. Ora, io non so se voi avete mai immaginato a questi artigiani, a queste figure come a dei creativi, però sono abbastanza sicura che quasi tutti voi abbiate regalato ad un bambino o abbiate ricevuto, quando eravate piccoli, i mattoncini colorati, il meccano, il banco da lavoro, certamente non Barbie I can be architetto, che vi invito a cercare e a trovare, una cosa imbarazzante. Avete fatto dei regali, avete ricevuto dei regali che servivano per accrescere la creatività.
Ed è strano che nella vita di tutti i giorni le professioni che in qualche modo corrispondono a questi giochi non siano ritenute creative. Come mai? Perché? È davvero così? Secondo me, ciascuno di noi, secondo me e per fortuna non solo secondo me, ciascuno di noi riceve, diciamo, alla partenza una certa dose di creatività e se la porta in giro all'interno del proprio zainetto, nel proprio viaggio, e un po' tutti siamo chiamati ad accrescere la nostra creatività, ad allenarla, ad esercitarla. Non lo facciamo tutti con lo stesso spirito, con la stessa tenacia, con lo stesso desiderio. E così, alla fine, cosa succede? Si incontrano persone che dicono di non essere creative. Io ho colleghi che mi dicono io non sono un creativo. Ho persone che vi dicono ho perso la creatività, come se avessero perso il famoso zainetto, no? Per strada. Troverete anche altre persone che esercitano tutti i giorni un pensiero creativo e non ne hanno consapevolezza. E in cantiere questo succede sovente. Sovente vengo illuminata da idee, da letture totalmente, come posso dire, originali di un problema e di soluzioni. E non è soltanto tecnica, la tecnica c'entra relativamente. Ma allora come si raggiunge, come si esercita la creatività, come si raggiunge la consapevolezza? La creatività si allena con l'esperienza e ho utilizzato allenarsi come se si trattasse di un muscolo, no? Che va esercitato tutti i giorni. Esperienza che ovviamente è fare, rifare, ripetere, sperimentare, contaminare, allenare l'istinto e mille altre cose. Queste due ragazzettine di periferia siamo la mia sorella gemella ed io. Gemelle di quelle più identiche. Quindi leggete una situazione tipo stesso oratorio, stesso coro, stessa squadra di pallavolo, stessa scuola, stessa classe fino alla quinta liceo scientifico. Cioè fino a quando, per fortuna, poi abbiamo potuto scegliere ciascuna il proprio percorso di studi e anche il proprio guardaroba, che non è una cosa così scontata. Non siamo gemelli inquietanti, non abbiamo poteri paranormali, non siamo telepatiche. Semplicemente siamo due persone che da grandi fanno mestieri che sono ritenuti creativi. Vi parlo di noi perché negli ultimi 20 anni le nostre vite si sono così tanto diversificate e allontanate che noi, pur facendo lavori ritenuti creativi, abbiamo un approccio al foglio bianco sanamente e completamente opposto. Nulla di nuovo sotto il sole, ovvio, però sto cercando di fissare un'idea. Nonostante un background praticamente identico, nonostante un imprinting sostanzialmente fotocopiato, il nostro approccio creativo, speriamo lo sia, non è assolutamente lo stesso, è l'esperienza che ha mutato il nostro modo di concepire la creatività. Uso questa foto non per parlare di noi, ma per fissare un'idea. Come me e mia sorella, la creatività è plurale. Si manifesta in modo plurale, in ciascuno di noi in modo diverso, attiva meccanismi completamente diversi, si nutre di diversità, ha bisogno della diversità per crescere. La creatività ha bisogno di sentirsi plurale, ce lo dice lei. Creatività si scrive allo stesso modo sia al singolare che al plurale, e questo certamente non è un caso. Ora, in architettura, qualunque processo architettonico, la complessità di qualunque cantiere non è mai frutto di individualità, mai. L'architetto da solo non fa nulla, non crea nulla. L'architetto è propulsore di un processo in cui subentra un numero tale di figure e di competenze, e dunque anche di creatività, enorme. Quindi l'architetto può essere propulsore dell'architettura, ma non è mai padrone. E l'architetto deve in qualche modo accogliere tutte queste creatività, che spesso sono inconsapevoli, come dicevo prima, e talvolta restano anonime. Ora, la creatività, se davvero è una competenza, con che cosa deve fare i conti? Con lo spazio, col tempo e con la fiducia. Con lo spazio non è difficile immaginarlo, capirlo. Qualunque problema, qualunque invenzione può essere in qualche modo ingabbiata, circoscritta in uno spazio delimitato, delineato, in cui i confini non sono necessariamente dei limiti, sono degli stimoli. L'architettura cerca di plasmare lo spazio, cerca di leggerlo, di interpretarlo. E quindi di conseguenza la creatività che l'accompagna fa lo stesso lavoro.
Cercando di essere fedele a quello che ho detto all'inizio e non parlare di grandi maestri, io oggi vi parlerò di un grande creativo, che è il signor Pino. Il signor Pino è un muratore. In verità è una persona che io non ho mai conosciuto. Ristrutturavo un appartamento ottocentesco e volevo ripristinare un camino di cui ero a conoscenza, camino che era stato chiuso. E dopo un pochino di ricerche facciamo breccia all'interno del muro. E che cosa troviamo? Troviamo adagiati nella camera del camino tutti i marmi, tutti i fregi, tutte le terracotte che componevano il camino ottocentesco. Ora, immaginiamoci la scena. Il signor Pino, incaricato di chiudere questo camino all'inizio del Novecento, deve essersi sentito dire delle cose che io sento sovente. Mi raccomando, Pino, faccia più in fretta che può, deve costare il meno possibile, non faccia polvere. Cose che io proprio davvero sento frequentemente nella mia esperienza. E Pino che cosa fece? Circoscrisse il problema allo spazio veramente piccolo e delimitato di un focolare e lo risolse, certamente con un pensiero non lineare, non ha fatto quello che avrebbero fatto tutti. Gli altri avrebbero probabilmente frantumato tutto, riempito secchi, fatto le scale, eccetera, eccetera. In questi termini Pino è un creativo inconsapevole, è una persona che ha attuato, ha messo in atto un pensiero alternativo ed è stato un uomo che ha avuto visione. Deve aver pensato a un certo punto che le cose e le case, quindi, ci superano, vivono, ci sopravvivono, vivono più a lungo di noi. E chi era lui per precludere a qualcun altro la possibilità di ripristinare quel camino e di rimetterlo al suo posto? E così, 100 anni dopo, quel camino è tornato al suo posto. Il tempo, che qui vi ho raccontato come visione, è l'altro aspetto con cui si confronta la creatività. Spesso il pensiero creativo più puro è una reazione istintiva e istantanea ad un problema. Esattamente come è stato per Gino. Questa volta parliamo di un idraulico. Un cantiere, un giorno qualunque, si verifica una perdita di gas e generalmente in questi casi si interviene immediatamente poggiando uno straccio bagnato sulla perdita. Questo è il TED utile nel caso ne abbiate poi bisogno per qualche motivo. Lo straccio in cantiere non c'era. Abbiamo cercato tutto, abbiamo iniziato a correre. E tutti tranne Gino. Gino è rimasto fermo. Gino, istantaneamente, l'idraulico, decide di togliersi la maglietta, di bagnarla e di metterla sulla perdita. Ora, alla frase l'idraulico si toglie la maglietta, qualcuno potrebbe aver fantasticato, ma la realtà supera la fantasia. Gino non era esattamente un fotomodello, però era un creativo, forse un creativo inconsapevole. È stata una persona che ha avuto una reazione che qualcuno può dire ovvia, ma non c'è niente di ovvio, visto che tutti gli altri, me compresa, non abbiamo fatto la stessa cosa. Io sono corsa giù per le scale dai vicini nel disperato tentativo di recuperare lo straccio. La terza e ultima categoria con la quale la creatività si confronta è la fiducia. Non la fiducia degli altri, bensì quella che chi esprime un pensiero creativo deve dare alla creatività, deve garantire. Avrete sentito parlare dell'effetto Dunning-Kruger, che è una sorta di cortocircuito mentale per cui chi è incompetente tendenzialmente non si rende conto di essere incompetente, mentre chi nel corso della sua vita ha accumulato esperienza e dunque competenza, a un certo punto inizia a dubitarne perché conosce la complessità della materia in cui lavora. Succede a me, ve lo dico, è così, è vero, è una teoria verissima. La creatività, per esprimersi, per essere espressa, ha bisogno di fiducia da parte di chi esprime il pensiero creativo, in architettura in modo assoluto. La creatività ha bisogno di fiducia e la fiducia è l'unica strada per raggiungere la consapevolezza, quella che è mancata a Pino e a Gino. Ora, perché ho fatto tutto questo racconto in questo modo, in questi termini? Perché intanto non volevo che l'architettura fosse un'ennesima volta trattata come qualcosa di lontano. L'architettura è sotto di noi, sopra di noi, intorno a noi. Ci confrontiamo costantemente con l'architettura, ci misuriamo nell'architettura, no? E quindi ho voluto un po' farvi questo racconto un pochino più esperienziale per arrivare a trarre una conclusione che secondo me può essere generale. In qualunque complessità di un cantiere, di un'architettura, in qualunque progetto, come ho detto prima, dal cucchiaio alla città, dal costruire la cuccia del cane fino all'aquilone, il regalo più grande che possiamo farci
è quello di metterci in ascolto e di imparare a riconoscere la creatività che ci sta intorno. Solo in questo modo saremo in grado di costruire connessioni importanti, capaci di attivare una creatività ancora più profonda. Una creatività che continuerà a farci divertire quando affrontiamo le sfide, quelle professionali e quelle della vita. E a proposito del divertirsi, Einstein ha detto: la creatività è l'intelligenza che si diverte. E secondo me è una frase, una citazione che descrive benissimo la magia di quello che avviene in un cantiere. Grazie.